Allora, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io sono Luciano Celi e mi occupo di divulgazione scientifica all'interno del CNR di Pisa. Sono anche un socio di Semi di Scienza. Qui siamo al secondo appuntamento che vede appunto il protagonista per questa chiacchierata, in realtà Jacopo Simonetta e me, ma più Jacopo che non io. Jacopo è un divulgatore e un ecologo, ha fatto l'ecologo professionista per tutta la vita ed si è poi dato la divulgazione scientifica ritenendolo un aspetto importante del suo mestiere. Peraltro devo dire condiviso perché è comunque un aspetto fondamentale quello di divulgare certi concetti che sono proprio dell'ecologia, ma che sono appunto quindi proprio del comportamento anche umano, visto che noi stessi siamo animali in primo luogo, quindi l'ecologia ci riguarda in prima persona, in un certo modo. Il tema di oggi è in realtà appunto è un tema piuttosto ampio che insomma, per cui non basterebbero senz'altro 20 minuti, quindi è proprio una chiacchierata che faremo molto, in qualche modo, molto velocemente su questo aspetto, e che riguarda appunto le risorse, l'ambiente, la crisi, l'insieme delle crisi che è climatica, energetica e in qualche modo ecologica anche, nella quale siamo fondamentalmente, anche se molti ancora non se ne rendono conto, ma per esempio il Covid ne è in qualche modo un esempio. Quindi sono arrivate, diciamo, alla redazione di Semi di Scienza tre domande. Tutte e tre in maniera diversa chiedono di fatto cosa succederà. Allora, faccio questa domanda da 1 milione di dollari anche adesso a Jacopo per chiedergli, adesso Jacopo tra l'altro è in Francia, quindi in questo momento è anche fuori dall'Italia, per dirci secondo lui cos'è che succederà, secondo la sua, non credo che Jacopo abbia una sfera magica, una sfera insomma di cristallo per sapere questa cosa, ma sarà interessante sapere qual è la sua risposta su questo. Buongiorno, intanto grazie dell'invito. Io credo che se avessi la risposta a queste domande non sarei un pensionato in un remoto villaggio francese, ma sarei il super consulente più pagato del mondo e della storia. Vero, vero. Non sono il super consulente più pagato della storia e quindi la risposta a questa domanda non ce l'ho e credo che quello che si possa dire è che non ci può essere una risposta a questa domanda per la semplice ragione che la scienza non ci può dire che cosa succederà, ci può dire però che cosa non può succedere. Questo sì, per esempio, noi sappiamo per certo che non sarà possibile una crescita economica reale per la maggioranza delle persone. Anzi, sappiamo per certo che ci sarà una decrescita economica considerevole per la maggioranza delle persone. Però poi come questo si articola nella vita e nelle cose di ognuno, questo non è assolutamente prevedibile perché dipende da una quantità di fattori assolutamente, la cui buona parte imprevedibili, tipo le scelte che fanno le singole persone. Si faceva prima, o i singoli, le singole amministrazioni, si faceva prima l'esempio con l'epidemia del Covid tra la Lombardia e il Veneto, due regioni vicine con situazioni oggettive molto simili. In una è andata malissimo e nell'altra è andata piuttosto bene. Perché? Perché in una sono state fatte delle scelte sbagliate e nell'altra sono state fatte delle scelte giuste, da questo punto di vista, naturalmente, magari non da altri. Quindi, possiamo sapere, per esempio, la scienza, noi sapevamo da decenni che sarebbe arrivata una pandemia di questo tipo, era attesa. Però non potevamo sapere se sarebbe andata meglio in Lombardia o meglio in Veneto. Certo. Questo non lo si poteva sapere in nessuna maniera. Un'altra cosa che si chiede sempre, dice, ma cosa si può fare?
Ecco, cosa si può fare? Io credo che bisogna cominciare a guardare le cose che di solito non consideriamo. E faccio un esempio a me caro perché va assolutamente fuori moda, assolutamente fuori moda e quindi credo che sia importante parlarne. Tutto il tema delle aree protette. Le aree protette in Italia e nel mondo sono considerate una specie di giocattolo di lusso. Noi sono state istituite con l'idea di dire: beh, noi oramai siamo benestanti, siamo ricchi, non abbiamo bisogno di sfruttare questo pezzo di territorio marginale, quindi ci mettiamo sopra un bel cartello, parco nazionale, parco naturale, e ci andiamo a fare le passeggiate che ci diverte, ci rilassa. Questa è un'impostazione assolutamente sbagliata, perché in realtà le aree protette sono un tassello, una condizione necessaria, ancorché non sufficiente, ma assolutamente necessaria per salvare il salvabile della biosfera. E cos'è la biosfera? La biosfera siamo anche noi, la biosfera è l'insieme di tutte le forme viventi, la biosfera è quella, diciamo, mega macchina, per intendersi, che regola i cicli biogeochimici. Tanta gente l'avrà sentito nominare a scuola e poi se l'è scordati perché pensa che sia una cosa marginale. Beh, non solo tutto quello che succede e che succederà, ma tutto quello che siamo, noi siamo parte di cicli biogeochimici. La trama e l'ordito di tutto ciò che esiste su questo pianeta sono cicli biogeochimici. Ciò che regola i cicli è la biosfera, ciò che noi stiamo distruggendo sistematicamente è la biosfera. Ora vanno di moda gli esempi informatici, il computer più complicato che si potesse immaginare sarebbe assolutamente un giocattolino banalissimo rispetto alla complessità della biosfera, però immaginiamo che la nostra vita dipenda dal funzionamento di che siamo su un'astronave dove tutto è regolato da un supercomputer, la nostra vita, la nostra esistenza dipende da questo supercomputer e noi ci stiamo divertendo a prenderla a martellate. Oppure stiamo facendo del buon business vendendo pezzi di questo computer. E ecco, questo potremmo anche smettere di farlo, almeno un po'. Io più che preoccuparmi di che cosa posso fare con questa cosa posso fare. Proviamo a chiederci cosa posso smettere di fare. Certo. Quindi sostanzialmente di sovrasfruttare come stiamo facendo. Tutto quanto di fatto, insomma, quindi il concetto di base è anche poi in qualche modo tra virgolette politico, forse neanche tanto tra virgolette, insomma, no? Perché poi il tutto è legato a, tu citavi all'inizio l'economia, perché poi l'economia è quella che in qualche modo regola il mondo, no? Nonostante appunto sia una scienza sociale, è poco hard, tra virgolette, quindi Molta fantasia, molta esatto. creatività. Cioè, come dire, se si ambisce ad essere una scienza vera, poi in realtà è una scienza sociale, perché poi comunque non ha gli cioè, non ci sono gli strumenti per farla essere una scienza in qualche modo con delle leggi, come dire, scolpite nella pietra, tra virgolette, insomma, no? Non è la legge di gravità, tanto per intenderci, non stiamo parlando di questo. Tutto questo per dire cosa? Che purtroppo la modalità con cui il mondo viene sfruttato è appunto quello dello sfruttamento, cioè quello del non permettere questa rigenerazione. Quindi il fatto che l'economia vada avanti così, è un problema. Cioè, si sente dire spesso, per esempio, adesso che siamo in questo periodo di Covid, quando si tornerà alla normalità, ma c'è da sperare di non tornare alla normalità di prima, perché la normalità di prima è quella che ha causato il Covid, quindi errare è umano e perseverare sarebbe diabolico, come diceva qualcuno. Per cui probabilmente, ecco, c'è anche Beh, questo però da se evidenziare. vediamo il piano Colao
È un esercizio che è tipicamente un esercizio di fantasia, è un libro dei sogni e questa è una cosa abbastanza paradossale che si trova perché spesso, perché quando uno parla appunto di cicli biogeochimici e di biosfere, eccetera, gli viene detto: ah, ma tu sei un sognatore. Io sto parlando di leggi fisiche, che quelle sì sono scolpite nella pietra, perché le leggi della fisica, della biologia, la chimica funziona in quella maniera lì e non Certo, si scappa e non c'è assolutamente. margine di ricorso. Funziona così e si sa come funziona, però sono un sognatore. Quando mi arriva un imprenditore di successo che dice che si rilancia questo, si cresce quest'altro, si fa senza tenere nessun conto del contesto chimico, fisico e biologico, ben senza tenere nessun conto del fatto che i processi economici sono processi biofisici, Sì. comunque, anche la creazione dei servizi, anche il funzionamento di questo internet qui con cui io sto parlando dalla Francia, comunque un processo fisico, quindi Certo. soggetto alle leggi della fisica. Però l'imprenditore che fa il suo libro dei sogni senza tenere nessun conto di questo fatto, quello invece lui sì è super consulente, super pagato. Lui sì, perché dice delle cose che piace stare a sentire. Dice: oh, però guarda, facciamo questo e questo, torniamo a essere tutti ricchi. No, non torneremo a essere tutti ricchi. Lui sì, perché intanto si è preso una bella parcella, ma non tutti noi, solo lui. E quindi tu dici, cioè sostanzialmente il fatto anche che ascoltiamo ciò che ci piace ascoltare fondamentalmente, cioè c'è anche questo aspetto, se vuoi, che bisogna in qualche modo tener conto, che è parte del problema evidentemente, insomma, no? Sì, Cerchiamo che di capire. poi. La questione è un po' che sul piano politico, appunto, che poi la parte, perché appunto ci sono le leggi della fisica che definiscono una griglia da cui non si può scappare, però è una griglia che ha delle maglie larghe Certo. all'interno delle quali le scelte politiche possono giocare un ruolo importante. Abbiamo fatto l'esempio prima, appunto, il Covid era lo stesso in Lombardia e in Veneto, ma gli effetti sono stati diversi perché diverse sono state le scelte politiche. Quindi, margine di scelta politica con degli effetti anche importanti c'è sempre. Certo. Certo. Soprattutto per me, la cosa importante sarebbe stare attenti a non farsi più male dello stretto indispensabile. Certo. Perché, diciamo, ci sono un congruo numero di calamità che ci toccheranno comunque. Sì. Per esempio, un peggioramento del clima lo avremo comunque. Un Certo. deterioramento della nostra economia l'avremo comunque. Certo. Una riduzione dell'aspettativa di vita ci sarà comunque, quindi ci sono una serie di cose da cui non si può fare a meno, però ci sono una serie di altre cose di cui si può fare a meno, Certo. tipo per esempio dei governi totalitari. I governi totalitari sono una calamità in più Sì, che non è fisicamente necessaria, è una esatto. scelta. Darseli o non darseli, Certo. insomma. Quindi questi sono dei margini di scelta che ci sono, e quindi su questi si può fare attenzione a, appunto, non farsi ancora più male di quello che comunque ci tocca, insomma, che c'è abbastanza, ecco. Assolutamente. Infatti, anche su questo, insomma, io per esempio, quando citavi l'esempio del Covid o Covid, come si dice, legato alle due regioni italiane, pensavo anche ai famosi dati che comunque sono disponibili sul sito delle ACDC, che è il Centro Europeo del Controllo delle Malattie, sostanzialmente, quindi dati ufficiali, per quanto appunto poi ci sia tutta la tara da fare, se sono quelli buoni, non buoni, quanto di questi dati insomma, si può prendere, eccetera, eccetera, visto che molte morti sono state conteggiate o sono state conteggiate male. Dice, prendiamoli per buoni, facciamo che siano buoni. Presi questi dati, ci si rende conto, se uno va a vedere queste curve, proprio quali sono state le scelte politiche.
perché l'andamento delle curve alla fine dimostra solo la politica, cioè non so come dire, in quale modo la politica ha agito all'interno delle decisioni che sono state prese, quindi lockdown, non lockdown, distanziamento, non distanziamento, pressione più forte, no? Nei confronti della popolazione per questo distanziamento, isolamento sociale, oppure no. Quindi le varie politiche che sono state attuate si vedono chiaramente in quel grafico. È abbastanza semplice anche da vedere perché appunto noi siamo partiti come Italia purtroppo primi perché la pandemia ha colpito prima di tutto noi in Europa o siamo stati comunque tra le nazioni prime ad essere colpite. Siamo stati tra virgolette primi in classifica e mi si prenda buona questa espressione dove le classifiche purtroppo sono purtroppo legate alla conta dei morti. E non perché uno goda o non goda essere primo in classifica, semplicemente si prendono i dati per quello che sono. Però a seguito di questo, questa cosa ci è stata utile perché il lockdown così stretto e così severo ha fatto sì che noi come nazione adesso, cioè quindi io ho aggiornato i dati al 20 di giugno, si sia, tra virgolette, quarti in classifica, no? Cioè quindi abbiamo davanti a noi il Belgio, la Spagna e la Gran Bretagna, fondamentalmente. Quindi, guarda caso, nazioni che all'inizio, voglio dire, pur potendo far tesoro dell'esperienza nostra, visto che noi siamo stati colpiti per primi, hanno temporeggiato, no? Cercando di cogliere le istanze dell'economia. Quindi, che facciamo? Chiudiamo tutto, l'economia va a ramengo. Oppure non chiudiamo tutto, facciamo l'immunità di gregge e con quali morti? Perché poi qui si parla di immunità di gregge, ma poi bisognerebbe capire quanti morti si fanno per avere l'immunità di gregge. Insomma, quindi c'è stato questo temporeggiamento che ha fatto sì che poi il virus si diffondesse. Cioè, è bastato poi poco per fare in modo che questo virus seguisse le sue leggi naturali di diffusione, insomma, no? Secondo quelle che sono ben in qualche modo modellizzate nel modello SIR dell'epidemiologia. Quindi, insomma. Per cui, ecco, anche da questo punto di vista, per una cosa tutto sommato, mi si passi il termine piccola, perché alla fine, rispetto per esempio alla spagnola o altre pandemie che ci sono state in passato, questa sta avendo un numero di morti relativamente basso. Nonostante questo, insomma, no, c'è stato un modo di vedere la cosa in molti modi diversi e non muoversi da molti punti di vista in maniera allineata, no? In maniera forse anche prudente, come forse si sarebbe dovuto fare, penso, non lo so, questo è un pensiero, una percezione personale, insomma. Quindi questo credo si ricolleghi un po' a quello che tu dicevi e soprattutto al fatto che anche soprattutto in questa occasione, cioè quando cominciano ad esserci problemi, si vede esattamente poi come i governi decidano, cosa decidano e come decidano, insomma, no? E quale livello di autorità e autorevolezza hanno, quanto danno retta alla scienza e quanto non la danno, fondamentalmente. Quindi credo che questo sia un aspetto altrettanto importante. Chiuderei semplicemente, insomma, non so, Io, con una se chiosa finale, posso, appunto. Ecco, esatto. fare una chiosa finale, io direi che se si vuole avere, che è un vecchio adagio, se vuoi avere la buona risposta, devi fare la domanda giusta. Certo, e anche lì. Allora, se la domanda è, ma io come faccio a cavarmela? La risposta scientificamente più valida è non te la cavi. Se invece la domanda è come posso fare a ridurre le conseguenze del cumulo di errori fatto finora in modo che qualcuno se la cavi, almeno da cavarcela, diciamo tutti quanti, tutti diciamo meglio, in modo da ridurre al minimo indispensabile i danni che oramai sono inevitabili e in parte anche in corso, allora lì si apre effettivamente un mondo dove ci sono molte possibilità di intervento e l'importante, ecco, è non avere la ricerca di la tecnologia o dell'arrangiamento dell'illuminazione messianica e salvifica.
Perché quella c'è. Faccio un esempio al volo per chiudere tutto il tema delle energie rinnovabili, solari, eccetera, eccetera. Serve o non serve? Certo che serve, ma serve, bisogna vedere a che. Perché se io pianifico che questa cosa mi serve per tamponare, diciamo, la crisi energetica, ridurre, mitigare la crisi energetica, serve, è come si serve. Se Certo. io penso con queste tecnologie di evitare la crisi energetica, allora non serve, Non perché so. non può. E questa è un po' una cosa che ci viene sempre, spesso c'è una mentalità diffusa che se una cosa non serve a tutto, allora non serve a niente, no? Cioè, Vero, questo allora sì, se hai non mi ragione. può salvare la capri cavoli, allora non serve a niente. No, Invece può servire, certo. serve nei limiti in cui ciò è possibile. Cioè fa il suo pezzettino, insomma, c'ha il suo Serve un pezzettino di pezzettino. città. Se io devo fare un viaggio da qui in Svezia e uno mi dà un passaggio da Firenze a Milano. Certo. Ma mi ha già aiutato un bel pezzetto, non mi ha portato in Svezia. Svezia ci devo comunque arrivare a piedi e farmi male, però intanto un pezzettino mi ha aiutato. Dice, è che un po' l'idea, dice, no, ma allora se non mi porti a Oslo, no, pardon, se non mi porti in Svezia non serve a niente. No, serve come? Intanto mi serve arrivare fino a Milano, poi si vedrà. Assolutamente, Questa è un po' l'idea. Non esiste, ecco, una cosa salvifica, non esiste una cosa che ci risolve certe cose, non esiste il modo di salvare una civiltà, appunto, come dicevo prima, non esiste il modo di far vivere decentemente 8 miliardi di persone sul pianeta, però esistono molti modi di sì. passare, di ridurre. E di ritornare, diciamo, all'interno di un'impronta ecologica decente, moltissimi modi. Assolutamente, sì, sono perfettamente d'accordo, cioè su questo bisogna avere un po' lo sguardo un po' più ampio e non fossilizzarsi su singole soluzioni, ma immaginare un mix di soluzioni, cioè un insieme di soluzioni possibili, dove ognuna cerca di integrarsi e fa un pezzettino del lavoro, no? Perché ovviamente non si può pensare che tutto faccia, cioè che il solare risolva i problemi, per esempio, o l'eolico risolvono i problemi della crisi energetica, tanto bisogna cominciare a consumare meno, per esempio. No? Quindi già questo Esempio. aiuterebbe, no? Come dire, almeno i paesi occidentali dovrebbero consumare meno. E già questo sarebbe un bel vantaggio, insomma, no? Perché diminuire i consumi, oltre a un bel esercizio mentale, secondo me, sarebbe un ottimo modo per cominciare come dire, a mettersi sulla strada giusta, insomma, almeno come impostazione. E così via di seguito. Però la questione è legata al fatto che viviamo in una società di consumi, appunto, e quindi sovvertire questo stato di cose non sarà facile. Succederà, come dici tu, ma ci faremo male, probabilmente. Io penso sì, Molto anche perché ci probabilmente. stiamo già facendo male, però secondo me questo è un assaggino, il bello deve venire, insomma. Il bello da venire, sì, è vero, come diceva qualcuno, il bello deve venire. Bene, io Jacopo ti ringrazio di questa chiacchierata oltre confine. E niente, quindi rimando poi agli amici di Semi di Scienza per la visione di questo video che verrà, penso, messo sul canale YouTube di Semi di Scienza e sarà presto disponibile online. Quindi grazie e buona giornata. Grazie a te, grazie a tutti, buona giornata. Ciao.